questo periodo di tempo servo della quarantena, come non fare una riflessione sul senso del tempo di Henri Bergson. Ma la verità è che il nostro spirito può seguire il cammino inverso, può installarsi nella realtà mobile, adottarne la direzione continuamente mutevole, coglierla, insomma, intuitivamente. Per questo occorre che si faccia violenza e inverta il senso dell'operare con cui pensa di solito e rovesci o piuttosto rifonda senza tregua le sue categorie. Esso metterà a capo così a concetti fluidi, capaci di seguire la realtà in tutte le sue pieghe e di adottare il movimento stesso della vita interna delle cose. Solo così si costruirà una filosofia progressiva, liberata dalle dispute che si scatenano tra scuole, capace di risolvere naturalmente i problemi per essersi liberata dei termini artificiosi che si erano scelti per porli. Filosofare consiste nell'invertire la direzione abituale del lavoro del pensiero. Filosofia non è un pensiero lineare, ma un'inversione, è un capovolgimento, e quindi bisogna capovolgere il senso del tempo e distinguere, questo non è questa l'opera del tempo, ma è un'opera estremamente importante perché è l'introduzione alla metafisica che apre poi alla visione del tempo di Bergson, un tempo che divide il tempo della coscienza dal tempo della fisica. Il tempo della fisica è un istante T1, T2, T3, il tempo della coscienza è un tempo che può durare tantissimo, pochissimo, in base alla nostra dimensione emotiva. Quindi in questa fase, specialmente per gli adolescenti, sicuramente chi ha la fidanzata nel comune, fidanzato a 15 km di distanza e non lo può vedere, questo è un tempo distruttivo e non si può dire ma il tempo della fisica ti dice ora c'è la quarantena e dopo la vedrai. Bisogna tenerlo in casa ma accettare la sua sofferenza che è assolutamente giustificata. Quindi i tempi che si contrastano nel periodo di quarantena sono molto importanti. Per questo è importantissimo leggere Bergson.